Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Si parla di ministeri di peso, quali sono i ministeri di peso? Guardi, allora facciamo una cosa, facciamo una la valutazione, quello del peso. Noi abbiamo più o meno gli stessi numeri della Lega. Sì. Non si aspettava ciò prima, tant'è che abbiamo molto meno deputati. Vero. Di quanti deputati parlamentari di quanti non ne abbia la Lega. Loro quindi hanno la presidenza della Camera e voi sì. Non avete la presidenza del Senato. No, aspetta, mi faccia parlare. Quindi già teoricamente si sarebbe dovuto o potuto immaginare già una compensazione dando a Forza Italia qualcosina in più proprio per pareggiare il fatto che abbiamo meno parlamentari. Sì. Oggi come oggi, da quello che io leggo sui giornali e da quello che mi appare, la Lega ha 6 ministeri. Tra cui l'economia, le infrastrutture, l'agricoltura, gli interni. Voglio dire, sono i primi quattro ministeri del nostro Consiglio dei Ministri. Forza Italia, e sono 6, Forza Italia ne avrebbe 3, che sono l'istruzione, la pubblica amministrazione e gli esteri. Beh, se noi prendiamo una bilancia e mettiamo queste due cose, la bilancia si rompe. Cioè una cosa è talmente più pesante dell'altra. E allora quello che io dico è questo: a me tutto questo non mi interessa, però credo che sia giusto che chi ha il peso dell'essere capo, quindi chi ha il peso della gestione di questa coalizione, non possa fare finta che questo non ci sia. Cioè, per essere questo giusti, bisognerebbe invertire la bilancia? Io non sto dicendo niente, invertire nessuna bilancia, sennò si romperebbe lo stesso. E io credo che vada in qualche maniera riequilibrato. Soltanto questo. Non chiediamo, né Forza Italia è mai stata una di quelle forze politiche che ha fatto casino per avere più poltrone. Onestamente, in questi 25 anni lei non l'ha vista mai questa scena di Forza Italia che chiede di più. Però proprio per evitare, stiamo attenti, quello che diceva prima che io intervenissi alla trasmissione la Ghisleri, e cioè l'idea che qualcuno può avere di una Forza Italia finita. Ecco, allora, proprio per evitare questo, e per la Meloni, state attenti che la presenza di Forza Italia è fondamentale, allora io credo che proprio per evitare che Forza Italia possa rappresentare, possa essere immaginata come una forza politica che va a finire, proprio anche in funzione di questo, un riequilibrio, secondo me sarebbe utile. Senta, amici, che le devo fare due o tre domande in velocità perché abbiamo esaurito il tempo, però ci tengo molto a farle queste due o tre domande. Le chiedo risposte secche, il più possibile. Ministero della Giustizia lo deve avere Forza Italia, sì o no? Noi dal 1994 vogliamo la riforma della giustizia, che ce l'abbia Forza Italia o meno, ha poca importanza. Okay. Credo che se viene in qualche maniera garantita la riforma, la può avere chiunque. Beh, Nordi. Dopodiché le chiedo però, se le cose dovessero andare in maniera differente da quello che lei auspica, cioè un bilanciamento vero tra Forza Italia e Lega da parte di Giorgia Meloni, se non dovessero andare così, significherebbe che Giorgia Meloni sta puntando a sfasciare Forza Italia? Lo si vedrà nel tempo. Comunque vadano le cose, secondo me Forza Italia voterà la fiducia al governo Meloni, perché è quello che abbiamo proposto agli italiani in campagna elettorale. Non c'è dubbio che si può votare la fiducia a un governo forte o a un governo che parte debole. Io spero che questo sia un governo che parta bene e che parta forte. Se il governo parte debole, può essere ragionevole per Forza Italia dare l'appoggio esterno ad un certo punto? Non lo so, quella che ho fatto io ieri è stata così una proposta, ma è una cosa che va ragionata, non si fa mentre si cammina per la strada con un microfono in mano. Ho detto questa cosa, io credo che noi comunque dovremmo fare parte di questo governo, comunque dovremmo votare la fiducia a questo governo, però ripeto, la legislatura è lunga, perché un governo duri per tutta la legislatura deve essere forte. E Alessandra, mi dici che abbiamo capito, fammi tu il titolo. È stato un piacere stare con voi. Alessandra.
Il titolo dovrebbe essere Forza, Forza Italia. No, cioè, attenti, dite incrociate. Io direi attenti, non è finita qui. Cioè, amici, che ci sta dicendo, forza, attenti, forza non Italia. È finita qui, perché un buon inizio è garanzia no, di un governo di durata, un cattivo inizio, vediamo. Attenti, non è che questo incontro chiude tutto. Cioè, io questo volevo dire fin dall'inizio, perché i rapporti di forza all'interno, questa è una legislatura costituente nella quale i primi a dover affermare una nuova identità e ricollocarsi sono proprio i partiti, sia all'opposizione sia nella maggioranza. Quindi, nella maggioranza la Lega ha un problema di dare risposte al proprio elettorato e recuperarlo, e quello è un problema. La Meloni ha un problema di crescere e di confermare una credibilità internazionale, europea, certo, e di staccarsi la fiamma dalle spalle, staccarsi la fiamma, e Forza Italia ha un problema di riaffermare l'identità del partito che parla ai ceti Vedremo, produttivi. Intanto quindi... sta cominciando l'incontro, saluto e ringrazio tutti gli Grazie. Ospiti. Forse ci siamo, Elena? Forza, ci siamo. Forza, ci siamo.